Quello che ho effettuato quest'anno ai Prime Day credo sia stato l'ordine più importante di quest'anno e credo che sarà un bel investimento. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. L'ultimo video che ho fatto dei Prime Day credo fosse proprio quello della tastiera. Diciamo che dedico questo episodio al Prime Day se ho fatto veramente una spesa importante. E credo che più importante al momento di questa non ne ho fatte quest'anno. All'interno di questa scatola non c'è un prodotto, ma c'è tutta una serie di prodotti che ho acquistato per combinarli tutti assieme. Sono stato titubante fino alla fine perché continuavo a chiedermi: sto facendo la spesa giusta? Sto comprando quella giusta? Sto prendendo quello che mi serve? Avevo mille dubbi in testa che non ne finivo più. Alla fine Prime Day mi ha convinto. La mia ragazza mi ha detto: ascolta, fallo. Tutte le persone che mi conosco dicevano: ok, prendila perché alla fine comunque la useresti, ti serve, fallo. L'acquisto importante del Prime Day che ho fatto è questo: la Sony ZV-E10. Anche se in inglese è più bello il nome, ZV-E10. Però sti cazzi, siamo italiani, chiamiamolo in italiano. Questa è una videocamera per il vlogging. Prima e dopo l'acquisto ho guardato mille video. Alcuni dicono che questa videocamera è buona per il vlogging, è la migliore del suo genere. Altri dicono sì, è buona, però mettono mille punti. Io ho puntato a questa per tanti motivi: il prezzo, la focale, l'obiettivo già incluso, il fatto che è touch, il fatto che è comunque piccola di dimensioni, non è pesante, gli obiettivi della Sony sono mille e sono intercambiabili tra di loro. Ci sono stati tanti motivi, ma comunque avrei comunque puntato su una Sony, a parer mio, perché già da anni, come vedete nei vlog che creo, utilizzo un action cam della Sony che comprai anni fa all'Hyper, prima che chiudessero la sezione elettronica. E quell'action cam ancora ad oggi la utilizzo, ottima qualità, ottimo comunque il suono, veramente una grandissima videocamera, anzi una grandissima action cam, perché questa è una videocamera seria. Non vedo l'ora di usarla. Quella di oggi sarà solamente un unboxing, perché voglio prima capire quali sono le impostazioni migliori per me. E perché dico per me e basta? Perché ho visto appunto mille video e mille video dicono: questa devi metterlo così, questo mettilo così, questo fallo così, questo fallo così, la focale mettila con lo sfondo sfocato. Io lo voglio, io personalmente lo voglio non sfocato, perché mi piace che si vede non solo me ma anche quello che c'è attorno. Tra poco la apriamo. Poi uno dei problemi di cui volevo occuparmi di questa Sony era la durata della batteria, quindi ho comprato questo pack doppio di batterie e con 5 euro in più mi hanno dato anche una memory card. Un'altra cosa a cui volevo puntare che fosse di ottima qualità era sicuramente l'audio. Allora, ho visto molti video di gente che utilizzava l'audio appunto della Sony e l'audio è perfetto già così, o meglio, perfetto, è buono se non hai bisogno di un audio ancora più pulito. Però io ho voluto puntare a un audio appunto più pulito. Ho detto: è Prime Day, facciamo una spesa unica, compriamo tutto assieme. Ho comprato il mic D4 della Deity. Perché vi chiederete ho comprato questa marca e non la Rode? Per il semplice fatto che ho visto molte recensioni di questi nuovi prodotti Deity e ho detto: ok, mi sembrano comunque di ottima qualità, e ho visto il prezzo, ho comparato comunque sia questo che il Rode e ho detto: proviamolo. Se non dovesse essere buono lo possiamo ancora cambiare, se dovesse essere buono abbiamo fatto comunque un ottimo acquisto. Poi mi sono comprato un tripod della PhotoPro, che principalmente lo uso appunto come tripod, quelli piccoli, non quelli alti, ma una volta chiuso lo tengo in mano per avere la videocamera sempre a portata, per non tenerla direttamente così che è brutto, ti trema la mano e tutto quanto. Ed infine l'ultimo prodotto che ho voluto, diciamo, provare perché l'ho visto, ho detto: ok, sembra veramente una bella idea, una lente filtro della KEF Concept. Voi vi chiederete: che cos'è questo prodotto? Appena lo apriamo ve lo mostro. E con questo la scatola
è vuota. Vorrei farvi vedere tutto quanto messo assieme, ma apriamolo col dovuto ordine. Prima di tutto iniziamo dal piatto principale, la ZV-E10. Io adoro la Sony, veramente. Sono anni che penso di comprarmi una videocamera Sony usata da utilizzare come webcam per le live, ma anche per registrare questi video. E avendo aspettato così tanto per comprarmi una videocamera, non vedevo l'ora che arrivasse. Vari libretti di istruzioni, garanzie, libretto grosso di istruzioni. Apriamo la parte principale. Ok. Per un attimo mi sono spaventato. Ho visto il caricatore con la presa americana e ho detto, ma perché? Poi c'è l'attacco anche europeo. Però questa è una buona cosa. Se te la porti in viaggio e non hai l'adattatore, e chi va in viaggio, diciamo, anche solo in America, in Giappone, e non ti porti un adattatore, è colpa tua, sappilo. Però il fatto che te la mettano già nella scatola e dire vai in America, sei sicuro che utilizzerai solo quella presa, tanto meglio. Non capivo dalla confezioncina, ma è il mini gatto morto. È il mini gatto morto questo per il microfono, che visto la dimensione possiamo dire che è la coda di un coniglio. Questa cos'è, la batteria? Sì, è la batteria originale. Ma aspetta, ho due batterie. È il coso per caricarlo, ok, no. Il cavo USB-C, questo per metterti la videocamera al collo. Ed infine, già montata sulla videocamera, abbiamo la videocamera stessa con la lente già messa sopra. Non avete idea di quanto aspettassi questo momento. Questa piccola videocamera è una delle migliori sul mercato per il vlog, vista la qualità, visto il fatto che è touch, quindi ti permette di fare comandi più velocemente, è leggera, ha appunto la possibilità di intercambiare i vari obiettivi della Sony in modo facile e veloce, e la batteria non c'è, quindi dovremmo infilargliela dentro. Spero ci sia già un po' di carica, giusto per accenderla un attimo. Un design bellissimo, non è pesante, comunque si vede che è resistente. L'obiettivo già incluso nel kit ha lo zoom manuale. Quest'ottica è optical steady, questo vuol dire che è un'ottica che permette la stabilizzazione con il corpo macchina. È una 1650, quindi un'ottica molto buona per ogni tipo di situazione, quindi appunto il vlog o anche solo la fotografia. Ha già il tasto per il focus dello sfondo. Direi di provare ad accenderla, sperando che la batteria abbia un po' di carica. Direi proprio di no. Spero il prima possibile di potervi mostrare un video in cui riesco a spiegarvi quali opzioni ho messo su questa videocamera e come mi sono trovato dopo il suo utilizzo. Apriamo invece questo. Questa, come vi dicevo, è una lente filtro che permette appunto di filtrare la luce in 5 livelli differenti. E già la confezione, a parte che si è richiusa, è veramente stupenda. Questo è il nostro filtro. E questi invece sono, ok, sono i due panni in microfibra, anzi più di due, sono tre panni in microfibra per pulire sia l'ottica che la lente. Fantastico. Ho voluto veramente puntare al meglio, ad avere finalmente una strumentazione che ci permettesse di avere dei video in ottima qualità, di avere dei video appunto renderizzati in ottima qualità e di guardare un giorno quei video con la qualità che meritano per ricordarli ancora meglio. Io ho dei video vecchissimi in 720p che ancora ad oggi li guardo e dico wow che ricordi, ma se li avessi in una qualità superiore li apprezzerei ancora di più, ed è anche per questo che ho voluto puntare a una macchina di alta qualità. Quindi apriamo un attimo la nostra lente, ecco qua. È molto piccola perché ovviamente questa andrà poi posizionata qui. Non so se vedete, ma la qualità di questo obiettivo è magnifica. Questa lente è in vetro temperato e permette il cambio con 5 livelli di luce diversa. Voi non so se lo vedete, però più giro più diventa scuro o chiaro in base a come lo giro. Ecco qua. Come vedete abbiamo posizionato la lente sopra il nostro obiettivo e ci permette di regolare l'intensità della luce che entra attraverso la lente. Posso metterglielo il copriobiettivo? No, non posso metterglielo, peccato. Se avessero fatto modo di farla un po' più profonda in modo da mettergli anche il tappo, sarebbe stato perfetto. Questo vuol dire che questa lente ogni volta che non ti serve la devi smontare.
è un pelo un peccato, però basta rimetterla nella sua bustina e nella sua grossa confezione e via. Te la porti via. Voglio provare il tripod. L'ho visto, ne ho cercati un po', sinceramente. All'inizio volevo puntare a questo, l'adattatore per il cellulare. Ha un selfie stick o comunque uno di quelli fissi che comunque ti porti in giro e che magari si connetteva via Bluetooth alla videocamera. Ma io sinceramente questi Bluetooth non li utilizzo. Volevo piuttosto un tripod che nell'evenienza lo tengo così e quindi di conseguenza lo uso come selfie stick, ma se dovessi poggiarlo giù, che comunque stesse in piedi. E ho trovato questo che aveva delle ottime recensioni, ma soprattutto quello che mi importava era come era costruito. Questo per regolarlo è fisso. Vedete, scatta ogni volta che lo apro su e giù. Ci vuole comunque una certa spinta perché si chiuda. Non si può, per esempio, chiudere da solo. Piegatura veramente comoda, ottimo, ottimo, ottimo. Come vedete è facile da piegare e soprattutto prende tutte le forme che io gli voglio dare. Se io per esempio la volessi arrotolare attorno al mio braccio, per qualche assurdo motivo, si regola perfettamente. E il fatto che la superficie è gommata dà un grip maggiore rispetto, dov'è il mio? Al mio vecchio tripod, che comunque è ancora buono e come vedete si piega anche lui in modo perfetto. Però la superficie è di gomma molto morbida e scivola molto di più, mentre questo è gomma di quella tipo pneumatico che è molto più difficile da far scivolare. Ecco qua. E appunto il fatto di essere di gomma mi dà un grip maggiore anche se lo tengo così. Questo si gira per chiudere la vite. A livello di qualità è buono. Una minima cosa che preferisco del mio vecchio, ma è uno che me l'hanno regalato veramente quando lavoravo ancora in stage da un fotografo, è questa piccola cosa. Il fatto di poter attaccare e staccargli la base quando serve. Questa è una piccola cosa che ancora di questo tripod adoro. Questo invece è fisso. Non me ne dispiace, però è una feature in più che ha questo qua vecchio. A livello di peso, messa così effettivamente col braccio teso, un pelino di peso c'è. Però vediamo se riesco. Ecco qua. Già piegato così ti pesa molto di meno, perché giustamente il peso va verso il basso e tu tieni la parte più leggera, gli fai da contrappeso. Però è meno stabile. È meno stabile, giustamente. Il punto migliore è al centro, quindi tra qui, qui e qui. Il punto migliore è tenerlo così. Hai più stabilità e soprattutto hai meno peso da tenere in equilibrio. Poi le batterie e la memory card inclusa nel pack, che tra l'altro mi ero dimenticato di dirlo, è della stessa marca appunto della lente di prima. Comunque la memory card è una 64 giga con un'ottima velocità di scrittura, che direi di aprire e infilare già dentro la videocamera. Qui dove c'è la batteria e c'è bisogno dell'adattatore per infilarla dentro. Per fortuna appunto l'adattatore era già incluso, ma di quelli ne ho in abbondanza, devo dire. Ecco fatto. Apriamo invece le altre batterie e il pack si presenta così, con il nostro stand di ricarica doppio, il cavetto e le nostre due batterie di scorta, che come vedete hanno la stessa ovviamente dimensione delle batterie della Sony. Tra l'altro ho appena notato che loro ti danno il cavetto USB-B, ma c'è la possibilità di inserire anche un USB-C per la ricarica. Ottimo, cioè nel senso, loro ti danno il cavo, ma se ne vuoi usare un altro, tanto meglio. Cosa intelligentissima, bravissimi. E già che ci siamo, perfetto, bisogna spingere fino in fondo. Le mettiamo qui per metterle in carica. Il microfono, oltre appunto alla videocamera stessa, è quello dei prodotti che più mi interessa che abbia una buona qualità. Perché, per fortuna, abbiamo un mese di tempo per restituirlo, per carità. Però voglio che abbia un audio molto buono. Il microfono si presenta così, con tutto già montato, il silicone per non farlo puzzare. Abbiamo il nostro microfono molto leggero, tra l'altro davvero molto leggero, ma ho visto dei video per la qualità audio e devo dire sembra davvero buona. Questo microfono per funzionare ha bisogno di una batteria. La batteria c'è scritto che dura 60 ore, quindi prendete delle buone batterie per farlo durare ancora di più. Ha anche lui l'entrata per la vite, per essere avvitato appunto da qualche parte.
si può regolare l'altezza qui, abbiamo l'output del microfono con l'USB-C, abbiamo il gain che passa da meno 5 a più 10, ovvero con quale potenza questo microfono attirerà il suono. Ah, tra l'altro, la batteria è inclusa. Il nostro microfono è coperto dalla sua copertura in spugna, facile da togliere, e il microfono si presenta così, sembra davvero di ottima qualità. Sempre qui all'interno della confezione troviamo anche i vari cavetti con USB-C jack, un altro USB jack nel caso si rompe uno, ti serve un altro, devi passarlo, devi prestarlo, ed infine un altro ancora USB-C. Ma non è finita qui, manca un'ultima cosa all'interno del pacchetto, ovvero oltre appunto alla copertura in spugna manca il gatto morto. Per chi non sapesse che cos'è il gatto morto, è questa grossa grande palla di pelo che serve per evitare che il microfono, quando registri anche il rumore del vento forte. Sembra un piumino per pulire. Comunque questo si infila molto facilmente fino alla fine appunto del microfono, e hai anche l'elastico per poterlo stringere eventualmente. E così si presenta il nostro microfono con il micio morto sopra. Ah, tra l'altro ho appena notato che questo si può, oh fighissimo, si può spostare. Quindi la build finale: mettiamo il microfono sopra la nostra videocamera, ecco qua. Ovviamente questo non ha i connettori per collegarsi automaticamente alla parte interna dove si attacca il microfono, ha l'entrata ovviamente dell'audio jack con il cavetto apposito. Infiliamo il jack, infiliamo l'USB-C e questa è la build finale del nostro insieme. Però devo dire che ovviamente con il gatto morto sopra potrebbe finire davanti all'obiettivo, e il fatto di poterlo spostare ci permette di farlo arretrare quel tanto che basta per non far finire tutto quanto il pelo sopra il nostro obiettivo. Però la build completa con solo la copertura in spugna si presenta così. Come ho detto, questo è stato un acquisto molto molto importante per me, perché voglio dare a questi video una qualità più che ottima e un giorno riguardarli e dire wow, veramente wow. Quindi signori, voi avete fatto degli acquisti durante il Prime Day? Se sì, quali? Ditemeli pure qua sotto, ovviamente se volete condividerlo con me. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Quando dopo le vacanze avrò avuto modo di poter mettere mano su questa videocamera, vi farò un altro video per sapere cosa ne penso. Vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.